Ciao a tutti, sono Niccolò, il cuoco della cucina di Nicco. Oggi andremo a fare una nuova video ricetta. Benvenuti nella mia cucina. Andiamo a realizzare insieme il ragù di carne. Ne esistono tante ricette. Io in questo caso vi spiego la mia ricetta, ma soprattutto un metodo particolare e innovativo, perché andiamo a cuocere i due elementi, le verdure e la carne, in maniera separata, perché le verdure hanno bisogno di una cottura più dolce, in modo quindi che si stufino bene, mentre invece la carne ha bisogno di temperature alte, perché in questo modo la carne si cicatrizza, si rosola bene e andrà a insaporire meglio il mio sugo. Andiamo a tritare sedano, carota, cipolla. Andiamo ad eliminare l'anima dell'aglio, che è la parte più forte e più pesante, e lo andiamo a ridurre ad una crema. In questo modo l'aglio sarà più digeribile e soprattutto più leggero. Tritiamo il prezzemolo. Adesso siamo pronti a stufare le nostre verdure, quindi ad una fiamma dolce con un filo di olio, una presa di sale che aiuta a intenerire le verdure e soprattutto a insaporire meglio il nostro soffritto. Aggiungiamo il prezzemolo per ultimo e facciamo stufare bene le nostre verdure. Una volta che si saranno stufate, le mettiamo da parte con un filo di olio. Adesso ci occupiamo della carne. Come vi ho detto prima, è necessaria una temperatura molto forte, quindi un filo di olio, e andiamo a rosolare la carne. Questo è fondamentale, perché se rosoliamo bene la carne otterremo un ragù concentrato ma soprattutto saporito. Una volta che la carne sarà bella rosolata e cicatrizzata, andiamo ad aggiungere un filo di sale. Sfumiamo con il vino, importante quindi una temperatura molto forte in modo da eliminare la parte alcolica. Una volta che sarà sfumato il tutto, aggiungiamo la passata di pomodoro. Facciamo insaporire il tutto. Mettiamo le verdure che abbiamo stufato in precedenza. Aggiungiamo un filo di acqua e cuociamo il tutto a fiamma dolce per almeno 4-5 ore. Il nostro ragù è pronto. Se vi è piaciuta questa video ricetta, lasciate un like e condividetela con altre persone. Ciao e alla prossima!